Chi viene a lavorare ha tutti i diritti dei cittadini italiani tranne il voto, ma chi non viene a lavorare deve essere espulso. Categorica la dichiarazione del ministro dell'Interno Roberto Maroni, che sottolinea come in Italia si debbano aumentare le espulsioni degli immigrati clandestini e a tal fine sono stati rafforzati i rapporti con i paesi del Maghreb per rimpatriare tutti i clandestini. Intervenendo questa mattina a Radio Anch'io su Radio 1, Maroni ha fornito le cifre del suo operato. Nei primi due mesi del 2009 sono stati espulsi oltre 3.000 extracomunitari clandestini, mentre nell'intero 2008 le espulsioni furono 25.000. L'intenzione del Viminale è quella di intensificare questa azione, infatti le espulsioni aumenteranno moltissimo con la norma che accresce da 2 a 6 mesi il periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. Stanco del buonismo di chi pontifica sul tema dell'immigrazione, come da lui stesso affermato, Maroni ha detto che l'azione del Viminale contro l'immigrazione dei clandestini sarà sempre più serrata e ha spiegato come il Ministero dell'Interno stia anche dando un'attenzione straordinaria alla tutela dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano in Italia. In arrivo nel nostro paese oggi anche una delegazione libica per visionare le 6 motovedette che verranno consegnate al paese africano per il pattugliamento delle coste. Secondo il Ministro dell'Interno, infatti, il 95% degli sbarchi a Lampedusa arrivano dalla Libia.